giocato ai livelli mondiali con le due cubane e anche con le due brasiliane, però aggiunto altre giocatrici che possono dare una grande mano, sicuramente possono avere un vantaggio di sbagliare poco, quelle che abbiamo visto in queste due partite che hanno giocato fino adesso. Tanto un scambio molto lungo che evidenzia le grandi doti in difesa delle due squadre. Qua abbiamo visto un recupero strepitoso fra i tanti di Paola Croce, eccolo qua, brava soprattutto per la precisione con la quale è riuscita a rigiocare questa palla, poi messa a terra dalla Kilic, grazie anche a Franco Venditti su Kilic, poi la palla attaccata dalla Svienevic viene data toccata. C'è dunque il punto per la Vespa Perugia, il punto di Dorota Svienevic, 10-5. Ancora Fofau, riceve bene stavolta Piccinini, primo tempo di Barazza controllato a muro da Valesca, palleggia lei per Aghero, palla un po' corta, Simona Gioli che realizza ancora punto, buona partita di Gioli, ma possiamo dire buona partita di tutte e due le centrali, no, di Perugia, in certi casi il merito va sempre diviso con la palleggiatrice. L'avevo detto nel primo set che le due il modo con il quale per esempio in questa gara 3 è riuscita, impressionante, almeno come in questo secondo set, come le ragazze di Barbolini non sbaglino un pallone, perché per esempio spesso a Iesi, con le ragazze di Iesi che praticamente hanno perso in questo modo da Perugia, sta succedendo un importante che vuol dire che se non è in ottime condizioni lei comunque può dare la palla lo stesso a questa centrale, mentre che altre volte se tu sai che questa giocatrice, questa centrale ha bisogno di una palla perfetta, tu spesso non lo puoi dare, perché quante volte in una partita la palla arriva perfettamente nelle mani di una palleggiatrice? Poche volte. L'attacco vincente intanto di Francia per la Despar, che è avanti 21-11 e adesso deve fare attenzione alla Coppa Pedretti, perché c'è di nuovo il turno in battuta di Fofau, quello grazie alla quale nella rotazione precedente ha preso il largo la Despar. Ancora problemi per la ricezione della Piccinini, stavolta però Valesca non è riuscita ad approfittarne. Certo che il contrattacco è di nuovo nelle mani della Despar. Aghero adesso con Bergamo, devono essere molto più precise, io lo dico sempre, rischiate, rischia che la palla sia anche troppo a filo, ma attaccare sui 3 metri contro una squadra di Perugia con un muro difesa che funziona così bene è quasi fargli un regalo. Finale ha avuto la meglio su Chieripo con Francia, attenzione, momento delicato questo del set, perché la Coppa Pedretti, grazie soprattutto agli errori delle avversarie, è di nuovo a più 2, 18-16 infatti il punteggio, e continua il turno in battuta della Barazza. Questo è un momento molto importante del match, perché per adesso Perugia aveva sbagliato poco, il fatto che adesso hanno attaccato con la palla fuori. Punto di Piccinini nell'uno contro uno con Aghero, non azzardano neanche la protesta le giocatrici della Despar, magari ci poteva stare anche un intervento. Dorota Svienevic, 7-4 Popo Pedretti, Despar in battuta con Simona Gioli. Tocca, si catapulta verso il secondo, sbagliando ancora qualche palla di troppo, diciamo, si era avvicinata molto bene con anche 2 punti solo di differenza, però Bergamo in questo momento sempre. Ci sono 9 palle adesso a disposizione della Coppa Pedretti per arrivare al tie break, 9 possibilità per conquistare il quinto set. E praticamente si è invertita la partita, perché adesso invece è il Perugia che sbaglia tutto e Bergamo che non sbaglia più niente. La battuta di Piccinini, rinuncia al servizio in salto, l'attacco della Gioli, c'è il punto di Simona Gioli, sì, perché la palla è stata toccata a muro dalla Kilic, non si è fermata direttamente sul nastro, punto dunque della Gioli, 24-16, ancora 8 palle set però per Bergamo, sono tantissime, vediamo la prima, Sciugova per la Poliak, murata da Svienevic. E forse leggermente bassa, la ricezione non perfetta e la Zugova lo stesso e fa bene, prova comunque a giocare con la Poliak ma leggermente bassa. 24-17. Lynch, attacco poi di Agenic e Barazza, 6-3.
arriva il break della Coppa Pedretti, 6-3, time out, chiamato adesso da Massimo Barbolini. Abbiamo rivisto Gianni Barazza, è stato suo il tocco decisivo su questo attacco da seconda linea della Aghero. Stavolta hanno fatto una guardia perfetta le giocatrici a muro della Coppa Pedretti, che adesso sono avanti 6-3. Time out chiamato da Barbolini. Con le immagini siamo ora sulla panchina di Giovanni Caprara, la concentrazione sulla volta delle ragazze di Bergamo, la concentrazione giusta però, non la paura e la rassegnazione quasi che avevamo visto troppe volte per la Coppa Pedretti nelle altre partite. Il nervoso invece Barbolini sa che la sua squadra sta rischiando dopo, fortunata la Despare, in modo particolare non è stata fortunata la Francia che aveva fatto la Polacca 13-8, due punti per arrivare a gara 4 della finale scudetto per la Coppa Pedretti Bergamo. Il punto lo abbiamo visto di Francesca Piccinini con il muro, potrebbe dunque non chiudersi in tre gare questa finale scudetto 2005.